Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proviamo a pulire i cerchi delle gomme con questo pulitore per cerchi. E è uno di quelli che probabilmente costa meno. Volevo vedere comunque, nonostante il prezzo, se potesse essere un prodotto valido. Ce ne sono diversi, e questo è della Mafra, che è una nota marca italiana. Dopo chiaramente ci sono anche della Rexon e di altre marche. Questo è Made in Italy, quindi andiamo subito a provarlo. Ho i cerchi con del nero che è lì da un po', quindi lo metteremo veramente alla prova e vedremo se funziona o meno. Come possiamo vedere, qui c'è tutto questo nero che non viene via, ma io ho provato a grattarlo quando sono andato all'autolavaggio, ma non viene via. E vediamo se questi prodotti ci possono aiutare e senza metterci le mani, cioè senza usare spugne, spazzole, eccetera. Vediamo che succede. E questo procedimento chiaramente si fa con la macchina possibilmente fredda, perché chiaramente andare a spruzzare sul disco che magari è caldo e ha fatto diversi chilometri, non è proprio un granché, perché gli si dà uno shock termico e si rischia di rovinare il metallo. Possibilità di togliere questo che nebulizza o meno il getto. Proviamo. Ok, vediamo che già qualcosa comincia a sciogliere perché qui è marrone. Ok, primo risciacquo e vediamo cosa ha tolto. Ragazzi, ha tolto tutta la parte nera, adesso qualcosina è rimasto, ma lì si può anche andare un pochino a grattare. Adesso non sono andato in profondità, quindi qua dietro è rimasto nero, però perché non ci sono arrivato con lo spray, ho dato praticamente a livello superficiale perché è la parte che si vede di più. Secondo me qui qualcosina è rimasto, però non l'ho toccato, quindi l'ho spruzzato e basta. Chiaramente andando a raschiare sicuramente le cose migliorano e torna praticamente nuovo. Queste macchie qui si tolgono perché va via così. E niente, proviamo a dargli un'altra passata e vediamo se ancora migliora la situazione. Proviamo a dargli un'altra sciacquata e ho cambiato il getto, gli ho messo quello più potente diretto e vediamo come viene. Ragazzi, posso assicurare che il prodotto è validissimo, molto meglio di quello che si usa dai benzinai e dalla pistola quando si lava l'auto, perché non era riuscito neanche a intaccare quella macchia lì. Qualcosina è rimasto, ma poca roba questa parte qui, se no il resto ha tolto praticamente tutto. Allora, per la parte davanti non ci sono stati grossi problemi e ha praticamente pulito tutto quello che c'era da pulire. Dietro però ho i cerchi che hanno uno sporco che è un pochino più, diciamo, ostico da togliere. E effettivamente qui sta facendo fatica perché questa è la terza volta che gli do la schiuma, ma nonostante questo vedo che un po' arranca, cioè ha pulito, però le parti, quelle più incrostate, fa fatica. E poi contate che per fare la macchina, per fare questi quattro cerchi, tra dare una seconda, terza mano in questo caso nei punti, no? Quelli un pochino più, diciamo, cattivi. E praticamente ho finito prodotto e praticamente arrivato alla fine. Anche di qua dietro, sempre dietro, non so perché, dietro sono più sporchi e comunque vedo che la schiuma è un po' liquida, quindi chiaramente su una ruota tende a scivolare. Mi scivola sempre via, non rimane proprio lì, quindi probabilmente anche il fatto che non riesce a rimanere nel punto in cui la si spara, probabilmente anche questo fa il suo effetto, vedete. Dato che non è riuscito a portarlo via da solo, allora ho deciso di provare con uno straccetto, e voi magari se avete delle spazzole che riescono ad arrivare anche in tutti questi punti qui, e vediamo se riesce a portare via. Cioè, praticamente lo sporco è morbido, quindi l'ha squagliato, ma l'acqua non gliela fa portarlo via. Quindi probabilmente bastavano anche meno di 3 di quelle mani che ho dato prima. Sono
suggerirebbe per una spazzoletta che arrivi lì in mezzo. Adesso io non ce l'ho, però in questo modo qui praticamente torna nuovo. Niente, ho cercato di fare l'esperimento per vedere se soltanto spruzzando si poteva portare via tutto, ma invece se passate uno straccetto chiaramente viene via tutto ed è molto morbido. E vi dico, questo sporco qua era incrostatissimo. Beh, ragazzi, che dire. Cerchi tornano praticamente nuovi. Se si passa uno straccetto qualsiasi, effettivamente tornano esattamente come nuovi. Quindi mi sento di consigliarlo? Secondo me sì. Pietro ha fatto un gran bel lavoro, era la parte peggiore. Niente, mi sento di consigliarlo per 4,90 euro, 4,50 euro, sì. Vi lascio chiaramente il link in descrizione. Spero che il video sia stato utile e interessante, noi ci aggiorniamo ai prossimi video, fatemi sapere se anche voi utilizzate questi prodotti e quali utilizzate, così magari la prossima volta prendo qualcos'altro e lo proviamo. Ci vediamo alla prossima, ciao!